Bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo sul mio canale. Sono tornato qui dopo 2 settimane dall'ultimo video, mi pare 2 o 3 settimane, ma era un video fatto così, campato per aria, sulla canzone di Sala, diciamo, in stile rossonera, ma vabbè, sapete benissimo la situazione di questo canale, com'è andata quest'anno, veramente tantissimi bassi e pochi alti, diciamola tutta. E nulla, però magari volevo ripartire da quest'estate per fare dei video durante questo periodo estivo, però diciamo non assicuro nulla perché è inutile ormai dare garanzie. Si è diventati grandi, diciamo che il tempo è stato molto minimo quest'anno, quest'annata, e ora che si è concluso tutto, sinceramente si può trovare molto, molto, molto più tempo per poter fare video e comunque parlare di calcio con voi perché è una cosa che a me mi ha sempre riempito il cuore e mi ha sempre fatto piacere, sinceramente mi manca parecchio, quindi fare qualche video ogni tanto ci sta, poi è normale che sono consapevole che molti visitatori se ne sono andati, si sono disiscritti, ma è anche giusto che sia così e non mi lamento per niente, perciò chi c'è e chi vuole restare, diciamo, è il benvenuto su questo canale. Niente ragazzi, volevo parlare diciamo dell'intervista di ieri di Bonucci, un po' dei rinnovi che comunque stanno per arrivare, per esempio quello di Patrick Cutrone che dopo il Mondiale in Russia, diciamo dopo il ritorno di Mirabelli dalla Russia, verrà rinnovato il suo contratto, quindi questa è una bella notizia, è stato rinnovato il contratto di Alessio Romagnoli fino al 2022 e avverrà anche il rinnovo di Jack Bonaventura proprio in questi giorni. Sappiamo benissimo la situazione societaria nostra com'è in questo momento, stiamo ancora aspettando la sentenza della UEFA che vedremo se ci salverà, ovvero se ci terrà in paradiso, ormai la vedo così, oppure se ci condannerà, ovvero se magari ci liberà l'accesso dall'Europa League, che è una cosa assurda, che veramente fa piangere solo a dire questa frase, oppure se ci saranno delle limitazioni per quanto riguarda il mercato, della rosa o cose varie. Quindi questa è, diciamo, una situazione un po' critica perché anche il calciomercato non, diciamo, può partire realmente finché non ci sarà questa risposta dalla UEFA. Però comunque Bonucci ha rassicurato tutti, dice che sono delle voci di corridoio che presto verranno smentite. Io mi fido del capitano, diciamo, questo ha voluto far intendere, non l'ha proprio detta così, ma è questo il messaggio che ci ha fatto passare, che si è trovato insieme a Chiellini, diciamo, in un'intervista perché sono stati invitati tipo alla roba lì della Ferrari, non ho ben presente, diciamo, raga, sono ignorante di questo argomento, però diciamo dall'intervista questo ne è uscito fuori e insomma vuole far tornare il Milan grande, forse l'unica certezza di questo Milan, perché poi veramente se ne sono dette di tutte in questi ultimi tempi, è normale che un tifoso del Milan sia preoccupato, però raga, ha rassicurato tutti, io mi fido del capitano. E speriamo in bene, sinceramente. Poi sì, si sta parlando di mercato, del centravanti, dello scambio di prestiti tra Falcao e André Silva, ma sono tutte indescrizioni. Io finché non vedo, non credo. E poi comunque prendere un 32enne, magari per un anno, non so quanto possa essere una mossa azzeccata, anche se comunque Falcao a me piace e sinceramente fiducia gliela darei rispetto comunque attaccanti che si sono visti negli ultimi anni, che il migliore è stato Bacca, ragazzi, senza ombra di dubbio. Infatti io l'ho rimpianto quest'anno perché veramente è arrivato un Kalinic che nessuno si sarebbe mai aspettato così scarso. Cioè io l'ho sempre ribadito che tra i nomi che si erano fatti l'estate scorsa era l'ultima scelta che prenderei e non l'avrei mai comprato. Poi per quella cifra lì, no, veramente, per uno che sta per compiere 30 anni si è visto poi il risultato scadente che alla fine c'è stato. E André Silva, raga, io l'avevo sempre detto che il primo anno sarebbe stato un anno di ambientamento, quindi non mi sarei mai aspettato nulla di che, però è stato anche lui fin troppo criticato. Cutrone, diciamo, non doveva arrivare lì dove è arrivato, nel senso che avendo speso tutti quei soldi per due centravanti, poi alla fine quello della Primavera che è già in casa non può arrivare a fare quel tipo di presenze lì e non può essere l'unico che la metteva dentro, perché veramente Patrick è stato l'unico, e dico l'unico, che ha dato un po' di sicurezza nel reparto offensivo e non ci si può basare su un 19enne ormai 20enne, raga. Questo è poco ma sicuro, ma penso che già un tifoso che un minimo ne capisca ci può arrivare da solo. Quindi questo è il fatto, il mercato è ancora bloccato, insomma, ovviamente le trattative però iniziano ad esserci. Come detto, Mirabelli monitorerà tantissimi giocatori nel mondiale e quindi anche infatti il mondiale alle porte inizierà giovedì, mi pare con la Russia che scenderà in campo, con l'Arabia Saudita se non sbaglio.
Purtroppo io non ci siamo e questo mi aggrava ancora perché io finché non vedrò questo mondiale, finché non inizierà, diciamo, non riesco a metabolizzare che l'Italia non partecipi a questa competizione, che è la competizione più importante in assoluto, è veramente questa cosa ci distrugge, però vabbè, sappiamo benissimo com'è andata, quindi diciamo il calcio italiano non è che abbia prodotto chissà quante belle gioie quest'anno, a parte il nostro Milan che vedremo, si meriterebbe l'Europa League per il lavoro di Gattuso e per quello che ha fatto, perché veramente si è preso una squadra che era disastrata in un momento pessimo e ci ha rilanciato. Infatti è stato, diciamo, è il terzo allenatore migliore della Serie A nel girone di ritorno, solo sotto a Juve e Napoli, quindi i dati parlano chiaro e sono molto felice che anche lui rimanga. E dai, raga, vedremo come si svilupperanno queste situazioni che vi ho citato. Sono contento dei rinnovi. Alla fine bisogna assolutamente rinnovare i giocatori più importanti che abbiamo in rosa. E il fatto che comunque Bonucci si sia riconfermato è una notizia molto molto positiva. Ma come detto, c'è tanto tanto da lavorare, ci sono tante situazioni da chiarire. Speriamo, raga, ovviamente che si chiariranno in positivo e che il mercato con l'Europa League ci possa garantire almeno 2-3 giocatori di buon livello. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi esorto a lasciare un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e spero che vi abbia fatto piacere questo video che vi ho portato. Io vi saluto, buon inizio di settimana a tutti. Per chi non ha più scuola, sono contento per voi, sono contento anch'io ovviamente. E per chi lavora, buon lavoro, finché non avranno le vacanze. Io vi saluto, vi mando un abbraccio caloroso. Forza Milan, sempre e comunque. Ciao ragazzi.